Ciao ragazzi, oggi ci divertiamo per la nuova puntata di Vino.com Academy. Oggi entriamo nel mondo delle bolle. Tipologia Brut, tutte e tre. Trento, Altananga e Franciacorta. Col primo vino partiamo con un Buon 6 Trento. Dell'umidità con le bollicine trentine subito del colore, un giallo pagliarino luminoso, brillante, con un buon spessore di bollicine. Al naso il timbro aromatico tipico dello spumante della zona del Trento, queste note taglienti, tese, con questi tocchi balsamici, questi richiami di agrumi che richiamano in questo caso un po' il permoroso, queste note anche un po' di frutta esotica, un kiwi, con quel timbro aromatico di salvia e menta. In bocca sentiamo tutta la freschezza del Trentino, quindi questa tensione, questa espansione che richiama gli agrumi, ritorno di pompelmo e cedro con questa vena acida molto in evidenza, note balsamiche, questa chiusura sapida per fare un gusto croccante e teso, molto profondo. Secondo vino, Altananga Brut Fontana Fredda. Qui ci immergiamo nel mondo delle bollicine piemontesi, un colore più deciso e meno profondo. Al naso tutto il timbro aromatico, la liquidità dell'Altananga, quindi un naso più denso e meno tagliente, più di espansione, questo ritorno della frutta polpa più gialla, più marcato, un cacco, un melone, questa nota anche un po' di speziatura, questo ritorno un po' della parte fragrante con questa chiusura iodata e marina. In bocca riconosciamo subito l'Altananga, espansione, croccantezza, bollicina piena con un supporto di nota fresca e nota salina, tipico degli Altananga, la salinità. Concludiamo con un Franciacorta Brut, Corte delle Stelle, e Franciacorta un giallo pagliarino tendente al dorato, grande luminosità, grande profondità di colore, presenza di bollicine, al naso tagliente, teso, queste note di frutta esotica, questo richiamo di lavanda, incenso, questo finale di naso un po' bitternose, finale leggermente amaronico, ricorda la amarga fresca che è tipico del Franciacortino, con questa chiusura di pepe bianco. Al palato abbiamo verticalità, tensione, bollicina che si espande ma di grande croccantezza e grande tensione. Questa nota fresca, una buona mineralità, una buona sapidità al palato con il tono di queste note floreali che ricordano tantissimo la lavanda, questa parte un po' polverosa di incenso con questa chiusura ammandorlata, tipica del Franciacorta. Ragazzi, dovete andare a comprarle perché le bollicine ce ne sono per tutti i tipi, quindi dovete bere, godere e comprare.